Siamo con altri due brutti ragazzi. Siamo innanzitutto con prima le donne. Un angelo biondo, bianco, Martina Menichini. E poi abbiamo qui Simone Amato. Allora Simone, tu mi dicevi hai vinto oltre che attore anche ho vinto Miss Italia nel 2013, sì. Hai delle certificazioni insomma in merito alla tua bellezza. A quanto sembra, sì. È appesa al muro, no? No, te lo giuro, non sono così fanatico fino a quel punto, no, dai. Vabbè. Ognuno deve giocarsi le sue carte, no? Tu ti giochi oltre che la bellezza, cosa sai fare? Appunto reciti, no? Sì. Quindi sì. Che cosa hai fatto recentemente? Recentemente ho girato un video contro la violenza sulla donna. Io diciamo un tema molto d'attualità. Sì, assolutamente. Proprio per questo motivo io sto seguendo questa campagna sotto diversi punti di vista. Hai girato, dicevi, un video un corto, un film? No, un videoclip musicale. Un videoclip. Come si chiama? Un sogno migliore. Miguel Chris. Sì, Miguel Chris, e la regia l'ha curata Alessandro Prete. Sì, che ho visto già il videoclip su YouTube, andatela a vedere. Ciao, salutiamo Miguel. Miguel. Ciao Miguel. Da pelato a pelato, no? Lui è molto più bello, sì, un bell'uomo Miguel. Un bel ragazzo, viene in forma. Ma parliamo di donne, perché a noi piacciono le donne, almeno a me, poi gli altri non lo so. Martina, raccontaci di te. Allora, il mio primo film è stato fatto a 18 anni per la regia di Angelo Antonucci sul bullismo, anche questo è un tema adesso molto attuale. Sull'autismo, c'è cioè molta musica. Sul bullismo. Sì, che è un tema anche adesso attuale. E poi sono stata il volto di Sky Meteo per circa un anno, e dopodiché ho iniziato con il teatro e adesso sono con Conviventi in affitto, che presto sarà sulla 7, e sono Marusca. È una fiction, che cos'è? Una sitcom molto divertente. Carina, sulla 7? Sulla 7, fino adesso siamo stati sul 163 su I Like It e da breve saremo sulla 7. Bene, c'è il frastuono di fondo, incredibile, io attacco il microfono. La prossima volta, invece di venire sprovvisto, vengo proprio con un curriculum, capito? In maniera che lo metto così, ma noi... Ma non lo facciamo scorrere in sovrimpressione. Ah, ecco. Brava. Tutta la cosa. Cioè. Martina, allora, quindi sulla 7 ti vediamo. Sì, sulla 7. Benissimo. E invece a te, oltre che sul video di Miguel, adesso io sto partecipando a un docufilm su Real Time. Inizierò le riprese il 20 di gennaio. Benissimo, quindi... Vi voglio dire anche che a giugno sarò a Teatro Lo Spazio, perché io canto da circa un anno con Simone Sibillano e faremo la fiaba di Anna Frank a Trastevere al Teatro Lo Spazio, quindi io interpreterò Margot. Saremo soltanto 5 in scena e sarà un vero e proprio musical dove stiamo scrivendo le canzoni e il testo. E fra poche ore Roma-Lazio, pronostico al volo Martina. Ma Roma sempre, tutta la vita, io sono romanista. Quindi... Roma, Totti gol, 3-0. 3-0. Minimo 3-0. Per quanto riguarda me sono un po' scaramantico, perché io sono un passato da tifoso ultras. Io stavo in curva sud fino allo scorso anno. I tamburi proprio. Non ne fanno entrare più i tamburi in curva. No, entrano altre cose. Comunque no. Vabbè, no. Il pronostico, diciamo, no, assolutamente. Ti danno il daspo. Via. No, tanto non ci vado più, ho smesso. Io il calcio sono cose patate. Però spero ovviamente che vinca la Roma.